Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè, come state? Bene, me lo auguro proprio. Lasciando tra parentesi il dramma che stiamo vivendo, vogliamo parlare di una cosa un po' diversa? Sono anni che mi chiedete, infatti, di vedere come si può installare su un vecchio MacBook, in questo caso un MacBook Pro, e in questo caso del 2009, un disco allo stato solido anziché l'hard disk normalmente in dotazione all'interno del computer, quindi aprire il computer, togliere il vecchio hard disk e installare un SSD, un disco allo stato solido, vedere come funziona, se è una cosa fattibile o no e se veramente velocizza le prestazioni del Mac. Chiaramente sembra quasi una sfida che mi avete lanciato e io per ovvi motivi di ansia nel dover fare un'operazione a cuore aperto ad un Mac, ho dovuto aspettare di avere un po' di tempo disponibile e quindi ho approfittato di questa situazione che ci lascia tutti agli arresti domiciliari per a cause di forza maggiore per avventurarmi in questa cosa, in questa operazione a cuore aperto che ho fatto con le mie manine. Ora, ce l'avrò fatta? Non ce l'avrò fatta? Chi lo sa? Vediamo un po' com'è andata, ma comunque ancora prima di vedere esattamente l'esito di questa mia situazione specifica, posso dirvi che certo che sì, la risposta è certo che sì, cambiare l'hard disk e metterne uno nuovo allo stato solido all'interno del Mac è un qualcosa che ovviamente per forza di cose velocizzerà le prestazioni del vostro Mac, specie se il vostro Mac era ormai datato e quindi il vostro hard disk iniziava ad andare un po', come si dice, a manovella, insomma, arrancare. Quindi chiaramente vi dico che comunque la prima cosa da fare, ricordatevi, è sempre quella di fare un backup del vostro hard disk, del suo intero contenuto, quindi per non sbagliare è consigliabile usare il metodo Time Machine per fare il backup dell'intero contenuto del Mac, in modo tale che poi quando installerete il nuovo hard disk, poi una volta fatto potrete collegare da un hard disk esterno quello che conteneva precedentemente il vostro hard disk interno. Quindi ricapitolando, da un computer con ancora un hard disk interno originale, collegate innanzitutto un altro, un terzo hard disk, un hard disk esterno che faccia da backup a tutto quello che attualmente installato, presente come documenti, file, applicazioni e quant'altro nel vostro hard disk originale e fatene un backup in modo tale che vada tutto a finire in questo hard disk esterno. Questo hard disk esterno vi servirà dopo, successivamente all'installazione del nuovo hard disk interno, che però sarà un hard disk allo stato solido, un SSD. Una volta inserito e verificato che sia funzionante il nuovo hard disk interno, allora e solo allora potrete ripristinare il Mac rimettendo i contenuti del backup del precedente hard disk. Ok, spero che sia chiara questa cosa. Ma prima di vedere tutto ciò, vi chiedo una cosa. Aiutiamo a far crescere questo canale perché se questo canale arriva ai 30.000 iscritti potremo iniziare a fornirvi dei servizi in più che YouTube rilascia ai canali con un numero di iscritti dai 30.000 in poi, dei servizi che vi possono interessare perché si tratta di poter effettuare dei corsi a distanza aprendo delle sezioni specifiche del canale a chi si abbonerà. Quindi aiutiamo a far crescere questo canale come? Iscrivendovi semplicemente, iscrivetevi, dovete iscrivervi perché io lo so, io vi vedo, lo so che alcuni di voi seguono questi video. Senza scrivere, voi dovete solo cliccare su iscriviti, è gratis, a voi non costa niente, per noi vuol dire molto. Ok, a questo punto andiamo a vedere che cosa bisogna fare e se ha funzionato questa azzardatissima operazione a cuore aperto per cambiare l'hard disk di un vecchio MacBook Pro del 2009. Pronti? Via! Bisogna però fare una precisazione molto importante. Prima di agire, se proprio si desidera fare questa installazione di un SSD, è necessario essersi messi da parte una chiavetta USB con un installer di un sistema operativo adatto al vostro Mac, che può essere sia il più recente che sia stato rilasciato e che sia compatibile con il vostro Mac, oppure un sistema operativo più vecchio, un sistema operativo di qualche anno fa, se vi siete resi conto che questo sistema operativo funzionava meglio con il vostro Mac, perché magari il vostro Mac è un po' datato, come nel caso del mio. Come vedete,
vedrete in questo video, successivamente a queste operazioni io andrò a inserire una chiavetta USB con l'installer di Yosemite, perché io mi sono trovata bene con quello, ma anche perché il mio Mac ha ben 11 anni. A voi consiglio di non installare un sistema operativo più vecchio di El Capitan, perché comunque da El Capitan in poi ci sono una serie di funzionalità importanti di cui è peccato fare a meno, e soprattutto perché è più facile da El Capitan in poi andare a creare un installer di quel sistema operativo se non l'avete già fatto su una chiavetta. Se non sapete come fare questa chiavetta con l'installer di questi sistemi operativi, diciamo quelli rilasciati negli ultimi 4-5 anni, innanzitutto vi metto i link nella descrizione sotto a questo video di tutorial che ho fatto in precedenza quando parlo di installazione pulita da chiavetta USB. Lì già si vede come fare l'installer su chiavetta USB. Ma inoltre, se non sapete come fare a reperire un vecchio sistema operativo, perché attualmente non lo potete trovare in automatico nel Mac App Store perché ormai appunto è datato, vi lascio sempre qui nella descrizione sotto a questo video dei link per trovare questi vecchi sistemi operativi Mac, diciamo da El Capitan ai più recenti. Quindi cliccate sulla descrizione dove vedete mostra altro e troverete le informazioni che vi occorrono. Se poi, nonostante tutte queste informazioni, avete comunque difficoltà a fare questa pratica della realizzazione di un installer su chiavetta USB, alla fine farò un video apposito solo per quello, esplorando tutti i casi fattibili, però per questa cosa mi dovete dare un po' di tempo. Ma adesso procediamo a capire come materialmente aprire un Mac e sostituire il vecchio hard disk con un hard disk allo stato solido. Fin da subito, fin dall'accensione, c'è proprio un arrancare dell'hard disk. Questo non è sicuramente rumore di ventole, perché le ventole non è che entrano in gioco appena acceso il computer. Le ventole, che di certo peggiorano la situazione, però entrano in gioco in un momento in cui il computer è da un po' che viene usato e inizia a surriscaldarsi. Quindi in questo momento il rumore che si sente di sottofondo non sono le ventole. Insomma, questo vecchio MacBook Pro del 2009 ha dei problemi abbastanza evidenti. Il primo è il fatto che l'accensione è di una lentezza veramente disarmante, di cui ho dovuto velocizzare per compiere una qualunque operazione, anche la più semplice, la più leggera possibile, come è quella per esempio dell'apertura di Google Chrome. E dico Google Chrome e non Safari, perché Safari su questo vecchio Mac praticamente non si apre proprio, cioè risulta molto più lenta e più difficile di Google Chrome l'apertura di Safari. Quindi tento di aprire semplicemente la pagina home del motore di ricerca Google Chrome, e come vedete non è che ci vogliono secondi, ci vogliono minuti. Decidiamo di agire, di passare all'azione e di sostituire l'hard disk, che chiaramente arranca ormai troppo, provando a mettere un SSD, un hard disk allo stato solido adatto a questo Mac. E vi dico subito che però per poter aprire il Mac, togliere tutte le viti che sono diverse tra loro, sia di tipo che di grandezza, occorre avere un'attrezzatura apposita, una serie di cacciaviti non solo piccoli ma proprio con diverse tipologie di punte, in particolare la Torch 6
ma non solo. Io ho trovato tutto quello che mi serve in questo set che utilizzo anche per riparazioni di iPhone, di iPad, eccetera. Qui trovo veramente tutto. Come vedrete ci saranno diversi tipi di viti. Vi posso mettere il link di questo set di attrezzature che insomma costa sotto ai 20 euro mi pare, che io ho presi qualche anno fa su Amazon, vi lascerò il link. Insomma, dopo aver poggiato a testa in giù il Mac con molta delicatezza, andiamo piano piano a togliere le viti che mantengono chiuso il case posteriore. Poi con altrettanta delicatezza io mi aiuto con una specie di plettro, ma potete usare qualsiasi cosa vi aiuti a sollevare il case, lo aprite e di sicuro l'impatto che avrete sarà di un certo tipo se voi avete questo Mac da svariati anni e non l'avete mai aperto né pulito. Troverete qualunque cosa tra polvere, briciole, insomma tutte le particelle più piccole che possono essere passate in qualche modo all'interno del Mac, le ritroverete accumulate lì. E qui già vi dico che dovete fare una certa attenzione a magari cercare di togliere le cose che possono comunque causare fastidio al Mac, se non volete addirittura ricorrere a una momentanea asportazione delle ventole per pulirle a fondo, cosa che vedremo comunque in questo video tra poco. Potete almeno cercare di asportare con delle pinze le parti più grosse di polvere che si trovano incastrate lì. Detto questo, vi consiglio di prendere una vaschetta, un portaoggetti per contenere le viti che avete tolto, perché altrimenti potreste perderle, invece sono di fondamentale importanza, e andate a togliere le prime due viti che mantengono ferma questa specie di asticella di plastica che blocca l'hard disk. Dopodiché, una volta tolte queste viti e asportata la asticella di plastica, dovete con grande delicatezza andare a staccare il connettore dell'hard disk. E adesso l'hard disk è stato tolto, lo potete osservare, potete vedere tra l'altro le caratteristiche e la somiglianza da un punto di vista di dimensioni con l'hard disk allo stato solido. Io ho preso questo della Crucial, di cui potete vedere le caratteristiche, tra l'altro ci sono delle minime istruzioni in questo foglio contenuto nella sua confezione. Comunque vi metterò il link se siete interessati a prendere questo stesso hard disk. Io l'ho preso da 500 giga tramite Amazon, quando l'ho preso io costava intorno ai 70 euro, comunque uno di quelli più consigliati per questo tipo di Mac che ha appunto in questo momento più di 11 anni perché è del 2009. Apriamo la confezione di questo hard disk allo stato solido della Crucial, vediamo che in questa confezione troviamo anche una specie di supporto di plastica con una parte adesiva che servirà per avere un fermo in più da posizionare sopra all'SSD una volta installato. Qui potete vedere le specifiche descritte su questa specie di etichetta su entrambi gli hard disk, quindi sia su quello vecchio sia sul nuovo SSD. Dopodiché prendiamo di nuovo il vecchio hard disk e andiamo a toglierne le viti laterali perché ci serviranno per poi inserirle sul nuovo, sull'SSD. Vedete ai lati dell'SSD ci sono i fori appositi per inserire le viti che abbiamo appena tolto dal vecchio hard disk. C'è anche un consiglio in più, quello di staccare l'etichetta adesiva, questa specie di linguetta adesiva che c'era nel precedente hard disk, nel vecchio hard disk, e che serve semplicemente come guida per poter accompagnare l'estrazione dell'hard disk se mai dovrete di nuovo tirarlo fuori. Siccome è semplicemente una specie di adesivo, potete staccarla dal precedente hard disk e riattaccarla nella parte centrale, come vedete qui nel video, del nuovo SSD. Dopodiché andate a posizionare il nuovo SSD nella sua normale collocazione lasciata vuota dal vecchio hard disk. Ci posizionate sopra la prima barretta, l'asticella che abbiamo tolto all'inizio, e rimettete le sue viti per fermarla. A questo punto andate a prendere quel supporto
che fa parte della confezione di questo SSD della Crucial, togliete la protezione dello scotch biadesivo e con un minimo di pressione appena appena laterale lo attaccate in modo tale che tenga fermo il tutto. A questo punto andate a chiudere il case del computer e andate a riposizionare le viti apposite che avevate opportunamente conservato. Chiaramente le operazioni da fare a livello pratico sono finite, a meno che nel vostro caso non sia necessario anche andare a fare una pulizia delle ventole, quindi disinstallazione e reinstallazione delle stesse. Quindi in quel caso lì dobbiamo tornare indietro nel tempo, riaprire il case e procedere anche a questa operazione. Quindi decidete voi se siete interessati a vedere anche la rimozione delle ventole, la pulizia e la reinstallazione delle ventole. Sappiate che tra poco, quando avremo finito di vedere quali sono le operazioni da fare dopo aver installato fisicamente il nuovo hard disk, dobbiamo agire sul software, sul sistema operativo del Mac. Alla fine di questa operazione vedremo anche come pulire le ventole disinstallandole e reinstallandole all'interno del Mac. A questo punto, dopo l'installazione fisica del nuovo SSD, dobbiamo andare a mettere un sistema operativo, quindi nel nostro Mac. Che cosa facciamo? Inseriamo la chiavetta USB su cui io ho il sistema operativo Yosemite, inserisco la chiavetta e accendo il Mac tenendo premuto Alt. A questo punto, tramite la chiavetta ho la possibilità di accedere al sistema operativo, ma soprattutto andando in alto nel menu in alto alla voce utility ho la possibilità di andare sulle utility disco che mi occorrono affinché io possa riformattare l'hard disk allo stato solido SSD che ho appena installato all'interno del Mac nella modalità macOS Journaled. Quindi seleziono la prima voce dell'hard disk che appare sulla colonna di sinistra delle utility disco, dopodiché vado sul menu di inizializzazione, seleziono il formato macOS Journaled e vado a confermare l'azione di inizializzazione, dunque riformattazione di questo hard disk allo stato solido. Gli do anche un nome che mi pare a me, anche Macintosh HD se volete andare sul classico. Dopo pochi istanti il nuovo SSD sarà stato riformattato. A questo punto quello che dovete fare è installare il sistema operativo al suo interno. Quindi, riandando sull'installer di OS X, potete avviarlo e attendere tutta la procedura che farà il Mac a questo punto da solo. Ci sarà un riavvio, ci sarà una certa attesa, dopodiché dovrete fare la prima configurazione di questo Mac così come fosse la prima volta che lo accendete. Andate a collegarvi al vostro wifi e a questo punto dovrete anche decidere se trasferire dei dati che avevate nel Mac in precedenza a questa installazione del nuovo sistema operativo, quindi trasferirli in questa nuova configurazione del Mac, oppure configurare questo Mac come se fosse un nuovo Mac, perché è esattamente questo che sta succedendo. Dopo aver fatto questa riformattazione dell'hard disk, il Mac dovrà essere configurato un po' come se fosse la prima volta che viene tolto dalla scatola al momento dell'acquisto. Quindi dovrete decidere se configurarlo come un nuovo Mac o dirgli di prendere dei dati che voi avrete conservato su un altro hard disk esterno, come vi ho detto all'inizio, magari facendo un backup con Time Machine, e quindi ripristinare il Mac da un backup di Time Machine, oppure trasferire i dati in un altro momento in futuro e per ora configurarlo come nuovo Mac. Io scelgo di configurarlo come nuovo Mac perché nel mio caso avevo bisogno di pulirlo completamente da qualunque cosa e quindi non lo voglio appesantire inserendo i dati di un vecchio backup, né mi interessa andare a recuperare i dati che avevo prima perché li utilizzerò poi in futuro su un altro Mac, eccetera. Voglio avere un Mac completamente libero da file, da sporcizie varie e quindi lo configurerò come un nuovo Mac, ma vi ripeto, non dovete ricorrere a questa scelta se volete ritrovare nel vostro Mac tutti i vostri dati. Se volete ritrovare tutti i vostri dati, dovete scegliere l'opzione di ripristino da un backup e collegare l'hard disk esterno su cui avevate fatto il precedente backup e andare avanti
in questo caso con questo tipo di configurazione. Se non sapete come si deve procedere, fate riferimento sempre al link del mio vecchio tutorial che metterò nell'info box di YouTube nella descrizione sotto a questo video per il backup e il ripristino dal backup che spiegai qualche anno fa. Dunque, scegliendo invece io di configurarlo come nuovo Mac, adesso vedrete una serie di configurazioni che se invece voi non volete configurarlo come nuovo Mac non vi interessano. Vi interessano solo se anche voi volete configurare da questo momento in poi questo come un nuovo Mac. Quello che dovrò fare è andare a creare un account del computer scegliendone il nome, decidendo una password e andando avanti. Nella configurazione poi vi verrà anche chiesto se volete inserire il vostro account di iCloud piuttosto che il vostro account degli acquisti su Apple Store o su iTunes. Decidete voi se volete inserirli in questo momento oppure potete inserirli anche successivamente. A questo punto il Mac si avvierà sul sistema operativo che avete inserito. Chiaramente, qualunque sia il sistema operativo che avete deciso di installare, quell'installazione rappresenterà la prima versione mai stata rilasciata di quel sistema operativo. Per cui, se entrerete poi nel Mac App Store, vedrete che ci saranno degli aggiornamenti da fare, ma saranno aggiornamenti del sistema operativo da voi scelto. Vi consiglio di farlo perché così avrete la versione di Safari, la versione di iTunes, i vari applicativi Apple al massimo della loro funzionalità sul vostro computer. Quindi noi diamo l'approvazione a tutto quello che occorre aggiornare e lasciamo il Mac ad aggiornarsi e a riavviarsi. Arriviamo poi, dopo che il Mac si è aggiornato e si è riavviato, vediamo innanzitutto che ci mette veramente pochissimi istanti ad accendersi, è veramente immediata l'accensione. Probabilmente devo dire che è diventato questo MacBook Pro del 2009 quasi più veloce del mio attualissimo MacBook Pro con Touch Bar, uscito solo un paio d'anni fa. La sua risposta all'accensione è assolutamente immediata. E facciamo subito la prova. La prova del 9 per me Safari, che era veramente il tasto dolente, poiché non lo potevo nemmeno aprire in questo vecchio Mac quando c'era il precedente hard disk. E come per magia, come potete vedere, mi basterà premere normalissimamente sull'applicazione di Safari e Safari si caricherà subito e con una fluidità, una velocità incredibile. A questo punto l'altra prova del 9 è quella di Chrome. Io adesso ho installato anche Chrome e vediamo, cercando di ricordarci com'era prima, esasperante, la navigazione con Chrome, andiamo a mettere gli stessi siti che abbiamo tentato di caricare prima, cioè un banalissimo Wikipedia, una pagina molto leggera e molto stabile. Vedete che si carica immediatamente. Andiamo pure a navigare su Amazon, così vi faccio vedere anche la pagina con gli SSD della Crucial che ho scelto io. Mi pare sia questo, intorno ai 70 euro. Comunque vi metterò il link in descrizione sotto a questo video di YouTube dell'hard disk che ho acquistato io, se vi interessa. Comunque vedete quanto è veloce, abbiamo assolutissimamente risolto il problema e peraltro non emette più mezzo rumore il Mac, è assolutamente veloce, silenzioso, problema risolto. Ma andiamo a vedere ora come rimuovere e dunque pulire le ventole e la parte sottostante le ventole all'interno del MacBook Pro. Si devono ovviamente svitare gli appositi attacchi usando uno dei cacciaviti presenti nel set che vi ho mostrato e di cui vi metto il link in descrizione sotto a questo video, se vi interessa lo stesso che ho acquistato io via Amazon. Dopodiché, con molta molta cautela, dovete andare a scollegare i connettori delle ventole, quello di destra e quello di sinistra, senza strapparlo via, dovete sollevarlo. Fate attenzione a non rompere la parte che è attaccata alla scheda madre, quindi dovete sollevare questi fili, non staccare totalmente il connettore dalla scheda madre. Qui questa è la parte più delicata di questa operazione. Fatto questo, andate facendo leva con qualcosa a sollevare le due ventole per sfilarle e già lì subito vedrete degli ammassi, quasi dei gomitoli di lana, di polvere, che fanno veramente impressione. Non solo, se
voi soffierete o pulirete all'interno della ventola uscirà veramente qualunque cosa. Io per cercare di pulire al meglio all'interno delle ventole ho utilizzato una bomboletta di aria compressa, sparandola proprio sopra alle ventole in modo tale che girassero e si pulissero quasi da sole. Anche la bomboletta di aria compressa, che peraltro è consigliata anche per pulire tra tasto e tasto delle tastiere, l'ho comprata su Amazon e anche di questa, sempre che ci sia ancora perché l'ho comprata parecchio tempo fa, vi posso lasciare il link nella descrizione sotto a questo video nell'info box di YouTube. Oltre a pulire l'interno della ventola, potreste, anzi sarebbe bene, pulire la base su cui si poggia la ventola nel nostro Mac. Quindi prendete un panno, io ho usato lo stesso panno che si usa per pulire le lenti degli occhiali, e con molta delicatezza andate ad asportare la polvere rimasta sulle basi in cui si collocano le ventole nel Mac. Come potete notare, vi riempirete tutta la vostra area di lavoro di polvere, quindi poi dovrete fare attenzione, insomma, a togliere la polvere che sta intorno a voi per evitare che si reinserisca nel Mac prima di richiuderlo. Una volta fatta questa operazione di pulizia, andate ovviamente a riposizionare le due ventole rimettendone le viti negli appositi alloggi e poi, sempre con molta cautela, ricollegate i due connettori delle ventole alla scheda madre. A questo punto ricordatevi di pulire bene la vostra postazione di lavoro e, dopo aver richiuso il Mac, così come abbiamo già visto prima per l'operazione precedente, quando abbiamo visto come installare l'SSD, lo potete riposizionare e accendere e vedrete subito la sua velocità, ma soprattutto quanto è silenzioso. Bene, spero che questo video sia stato in qualche modo utile. Se è così, ditelo con un pollice in su qui sotto il riquadro di YouTube. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi gratis a questo canale. Tanto basta un clic in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè oppure dove vedete la scritta rossa iscriviti. Potete seguire le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F senza accenti. E c'è anche un account Instagram che si chiama Apple Caffè Official, quindi se volete seguiteci anche lì. E poi abbiamo anche un gruppo Facebook, quindi non più solo la pagina unilaterale Facebook, ma anche il gruppo dove siete voi, potete scrivere quello che volete e pubblicare tutte le cose che vi piacciono sulle vostre passioni tecnologiche e non solo. Il gruppo si chiama Apple Caffè and Popcorn, quindi potete venirci a trovare anche lì. Bene, anche per questo video è tutto. Io vi ringrazio come sempre per la vostra partecipazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!